E dopo questo tributo ovviamente dedicato a Maurizio Mosca, un grande del giornalismo che con la sua straordinaria simpatia, il pendolino, le bombe di mercato, il consueto, il solito, il classico, buon campionato a tutti, ci ha lasciato veramente un grande, una straordinaria simpatia, ripeto, e quindi il suo tributo è più che meritato per un grande del giornalismo italiano. Allora, da Maurizio Mosca ovviamente per me questa era una partita speciale perché c'era Eddie Reia come allenatore della Lazio. Tra l'altro avete anche visto ieri uno speciale tutto dedicato ad Eddie Reia, speciale Paradiso Napoli, con una lettera commovente e straordinaria del nostro ex tecnico. Allora, amici miei, si festeggia una grande Pasqua perché io prima della partita, sinceramente, visto che io non credo alla Champions, ma credo almeno all'Europa League, visto anche le ultime belle prestazioni, gli ultimi risultati della squadra di Mazzarri, a me bastava anche un punto è stato, quindi effettivamente ovvio che volevo vincere, ma come in ogni partita, ma comunque io mi sarei accontentato anche di un punto. E quindi portiamoci a casa questo punto con un gol straordinario di Hamsik, peccato per Cannavaro e Campagnato che si sono fatti sfuggire, Floccari tutto solo nei primi minuti e si sono fatti fare un gol evitabile. Anche se prima del gol di Hamsik ha sbagliato un gol veramente assurdo, deve ancora crescere lo slovacco, ma sul finale di partita ho visto un Marek Hamsik in ripresa e purtroppo Lavezzi che nel secondo tempo si è andato spegnendo. Mentre il primo tempo ha giocato bene. Allora, no, tra l'altro era una partita anche speciale per me perché io spesso, ripeto, mi sono messo contro tutto e tutti per difendere Rea, è un allenatore che ho sempre avuto nel cuore. Inoltre, Floccari, beh, voglio dire, questo è il calcio. Flock è stato a un passo dal Napoli, ci ha punito con un gol. Per fortuna Hamsik, insomma, ha permesso agli azzurri di guadagnare un punto importante, secondo me. Ripeto, perché io non credo alla Champions, visto che penso esclusivamente all'Europa League, anche se oggi avessimo vinto, il punto è veramente un gran risultato. Allora, un punto è un gran risultato. Ricordiamo anche al 15° minuto espulso Frustalupi, il vice di Mazzarri, per proteste. Comunque, al di là di tutto, per quanto riguarda Floccari, a me sinceramente non ha fatto una grande partita, ma va bene, cioè, non lo rimpiango, devo essere sincero. Io invece rimpiango un giocatore dell'Inter, il Principe, ci siamo capiti. Quello lo avevamo proprio sul palmo della mano. Io più ci penso e più mi viene una rabbia. Anche se poi quando acquistammo Quagliarella, speravo che era però quel Quagliarella che a me tanto mi piace, non questo, quello di Udine. Non pensavo tanto a Milito, ma è un giocatore che a me piace tantissimo. Inoltre, ragazzi, ripeto inoltre, per quanto riguarda sempre il Napoli, prima di passare al sì, allora, per quanto riguarda infatti il Napoli, volevo citare, no, un pool di tecnici. La società del Napoli si sta allargando, un'idea che a me piace tantissimo, ma non perché conosco questi uomini, ma perché mi piace l'idea che ognuno ha il suo compito per una società che deve diventare sempre più grande. Quindi, in bocca al lupo al nuovo responsabile settore scouting del Napoli, Maurizio Micheli. Direttamente da Brescia, no, poi coordinatore settore scouting Marco Zunino, in bocca al lupo anche a Leonardo, perdono, Mantovani, osservatore. Tre uomini nella società azzurra, veramente in bocca al lupo, in bocca al lupo a questi tre uomini che vanno a costituire sempre di più un Napoli che deve comunque rappresentare una grande forza poi in futuro anche per l'Europa. A me l'idea di avere una società allargata con ognuno il suo compito, a me piace tantissimo. Allora, amici, visitate tutti i canali Noce degli Antinter, Simone della Juve, Giovanni del Napoli, Ciro della Roma, Marco del Milan, in onore di questo gemellaggio all'insegna della sportività. Il link del loro canale lo metterò alla destra di questo video. E tra l'altro li volevo salutare con tanto affetto perché mi hanno anche fatto un simpatico pesce d'aprile dicendo che al raggiungimento di 1 milione, assurdo, straordinario, straordinario risultato per gli Antinter, onorato di essere gemellati con voi.
insomma, insomma, avrebbero chiuso il gruppo, non avrebbero fatto più video. Ma come faremmo senza la simpatia di Simone della Juve, Giovanni del Napoli, Ciro della Roma, Marco del Milan? Allora, signori, ultimo appuntamento di Paradiso Napoli prima di Pasqua, quindi auguri a tutti, auguri di una felicissima Pasqua, auguri a tutti i giocatori del Napoli, auguri ad Aurelio De Laurentiis, auguri a Riccardo Bigon, auguri a Mazzarri, auguri a tutta la panchina azzurra, auguri a tutti coloro che costituiscono la SSC Napoli, ovviamente tanti auguri anche al tecnico, al nostro ex tecnico Edireia, auguri a tutti gli sportivi, auguri a tutti coloro che, tutti i tifosi del Napoli, tutti i tifosi di altre squadre, anche tutti i tifosi dell'Inter, auguri a tutti di una grande, grande, grandissima, felicissima Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Auguri, grazie dell'affetto che mi dimostrate. Auguri, auguri, auguri. Ci sentiremo ovviamente dopo Pasqua, però veramente dovevo rivolgere a voi tutti un felicissimo augurio di una serena Pasqua. Godetevi comunque queste festività. Il Napoli oggi ci ha regalato un punto sicuramente, un punto che fa classifica, un punto perché no, che fa anche morale contro una Lazio che ovviamente lotta. Una Lazio che lotta ovviamente un altro che comunque lotta per non retrocedere, quindi una partita che loro ovviamente volevano vincere a tutti i costi. Certo, se noi volevamo incanalare insomma, volevamo incanalare un po', volevamo comunque sognare ancora la Champions, dovevamo anche noi vincere. Comunque va bene questo punto. E allora, amici, amici miei, auguri, ripeto, a tutti, volete essere sempre aggiornati sulle serie A italiane e non solo, visitate www.colmania.it, Paradiso Napoli finisce qui, ci sentiremo nel post partita di Napoli-Parma per riprendere il cammino verso l'Europa in questo rush finale di un entusiasmante campionato. Auguri!